sia con le azioni che con i commenti, ecco, perché voglio davvero che questo video sia il più utile possibile. Quindi, davvero, se in certi punti vi sembrerà un po' arrogante, un po' preso così, è perché queste cose mi prendono e diciamo che mi danno un po' fastidio certi comportamenti o certe cose, e quindi mi dispiace se risulterò, non dico antipatica, però insomma non piacevolissima, non rilassantissima, però questi sono i temi importanti e mi pesi un po' il fatto che non siano considerati importanti per molte persone. Quindi questo è quanto, semplicemente. Quindi alcune cose che vi dirò magari saranno un po' scontate, altre invece saranno probabilmente più interessanti per voi e altre saranno anche un po' più dolorose. L'importante è comunque essere cosciente di ciò che si fa. Poi. Ok. Quindi parleremo sia di plastica, ma anche di altri accorgimenti. Però, la prima cosa scontata che probabilmente, con tutta probabilità, conoscerete, ma che è importante, cioè io non mi fermerò finché ognuno di noi non avrà se la vostra
Sempre è impallottolata
1% dell'inquinamento marittimo. Ebbene sì, non è la bottiglia di plastica che c'è nel mare, che per l'amor del cielo è terribile, anche perché quella plastica poi alla fine la prendono i pesci e la mangiate voi, ma questo è un altro discorso. E non so se avete mai visto le barche, le città che galleggiano, che fanno pesca intensiva. Io l'ho vista in Namibia, perché siamo andati a fare una, diciamo, gita sull'oceano per vedere le foche, e se eravamo in oceano aperto, e c'era questa barca che non immagino solo quanto inquini proprio a star lì. Nave enorme, ragazzi, inimmaginabile. Mi immagino anche lavorare lì come sia orribile. E mi immagino le loro reti giganti che poi perdono anche dei pezzi che finiscono in mare, che intrappolano i pesci, li fanno morire lì e che inquinano i nostri mari. Questa è la verità. Quindi anche qui, volete mangiare pesce? Prendetelo localmente, il più vicino possibile dalla pesca meno intensiva che riusciate a trovare. Perché anche il concetto è: se dovete mangiare carne e pesce, lo capisco, assolutamente, anch'io non ho smesso ancora di mangiare completamente carne e pesce, ma cercate di farlo in modo più sostenibile possibile, quindi cercate di prendere le cose il più localmente possibile, il più vicino possibile dai fornitori piccolini, dai fornitori vicino casa vostra, è importantissimo. Ad esempio, il mio obiettivo futuro, e spero il prima possibile, è di eliminare il sushi. Sushi fatto nei ristoranti, magari fatto da me, posso controllare anche l'origine del pesce, anche se nei salmoni e nei gamberi, soprattutto salmone, non è proprio delle nostre zone. Quindi sì, questa è la dura verità. E è inutile che voi vi diate la cannuccia quando poi mangiate in continuazione pesce che non sapete da dove deriva, o mangiate tre hamburger al McDonald's, perché ipocrita. Quarto punto, questo video sarà lungo.
Sia